Non mettere più piede in paese. È stata di questo tono la minaccia rivolta davanti al municipio di Rodimilici al presidente della Lega Ambiente del Longano, Carmelo Ceraolo. In tre lo hanno affrontato e lo avrebbero anche aggredito se non fosse stato per l'intervento di alcune persone. Questi fatti che Ceraolo ha raccontato al sostituto procuratore della Repubblica di Barcellona, Matteo De Micheli, dopo che ha presentato denuncia sui fatti di cui è stato sfortunato destinatario. E ci spostavamo verso l'ingresso del comune e lì due persone si sono avvicinate e hanno ascoltato quello che dicevamo e successivamente se n'è giunta una terza di persone e subito dopo queste tre persone hanno incominciato ad inveire contro di me, insultandomi e minacciandomi con parole molto grosse. Successivamente io ho chiesto l'intervento della vigilessa che era al momento là sul posto, però non si riuscivano a sedare gli animi di questi facinorosi. Poi successivamente delle persone che si trovavano dall'altra parte sono venute in soccorso e hanno cercato di sedare gli animi e bloccare le tre persone. Ceraolo è molto conosciuto nel barcellonese e soprattutto a Rodimilici, dove ha svolto la professione di insegnante. Qui ha organizzato campi ambientali, qui ha fatto denunce per provvedere alla manutenzione delle chiese, qui si è battuto ed è riuscito a portare agli onori della cronaca la cupola rosata. Evidentemente questa sua attività non viene vista di buon occhio. Nell'ambito dell'attività ispettiva a livello comprensoriale, l'ultima denuncia in ordine di tempo è stata riferita ad uno scarico fognario nella Saia Mollerino di Terme Vigliatore e per altre situazioni di degrado a Furnari, soprattutto nel torrente Patrì, segnalando svariate discariche a cielo aperto e depositi di Eternit. Ceraolo si è battuto anche per la costa, l'inquinamento del mare e la funzionalità del depuratore. Quest'anno infatti, a seguito delle sue iniziative e battaglie per l'ambiente, per la prima volta a Barcellona è venuta anche Goletta Verde.